Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Listemul FG SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Listemul? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Listemul durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Listemul? Listemul è un farmaco a base del principio attivo acetilcisteina, appartenente alla categoria degli mucolitici, antidoti e nello specifico mucolitici. È commercializzato in Italia dall'azienda FG SRL. Listemul può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Listemul 200 mg granulato per soluzione orale 30 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: FG SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: C. Principio attivo: acetilcisteina. Gruppo terapeutico: mucolitici, antidoti. Forma farmaceutica: granulato. Indicazioni: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa. Posologia: adulti. 1 bustina di Listemul 200 mg granulato per soluzione orale 2-3 volte al giorno. La durata della terapia è da 5 a 10 giorni nelle forme acute, e nelle forme croniche andrà proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. L'uso del prodotto è riservato agli adulti. Modalità d'uso: sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po' d'acqua, mescolando al bisogno con un cucchiaino. La soluzione va assunta appena pronta. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Controindicato in gravidanza e nell'allattamento, vedere paragrafo 4-6. Bambini di età inferiore a 12 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere strettamente controllati durante la terapia. Se compare broncospasmo, il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Somministrare il medicinale con particolare attenzione ai pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazione farmaco-farmaco: sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitossivi ed acetilcisteina non devono essere assunti contemporaneamente, poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Listemul durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Listemul durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione di acetilcisteina nel corso della gravidanza e durante il periodo di allattamento va effettuata solo in caso di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: il medicinale non modifica la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: di seguito sono riportati gli effetti indesiderati e la relativa frequenza che si sono manifestati dopo l'assunzione di N-acetilcisteina per via orale, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, che per 3 mesi hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni avverse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, somministrate per via orale, sono state tollerate senza alcun sintomo di intossicazione. Sintomi: il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. Trattamento: non ci sono specifici trattamenti antidotici. La terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Mucolitici. ATC.
R05CD01 L-acetil-L-cisteina, NAC, esercita un'intensa azione mucolitico fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mucoproteici, proprietà farmacocinetiche. Ricerche eseguite nell'uomo con acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i picchi plasmatici sono conseguiti alla secondo, terzo ora. Dati preclinici di sicurezza, l'acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per via endovenosa è di elenco degli eccipienti succo di arancia granulare, aroma arancia, saccarina, giallo tramonto e 110. Saccarosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Listemul a base di acetilcisteina sono: acetilcisteina Angelini, compressa effervescente, polvere, acetilcisteina Angelini, soluzione, uso interno, acetilcisteina COP, acetilcisteina Teva, Dissolvin, Fluimucil mucolitico. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.